Ciao, spero di pronunciarlo bene, Jared Diamond. In questo bellissimo trattato di antropologia scrive: Tra le grandi nazioni moderne, il Giappone possiede i più singolari caratteri culturali e ambientali. E poi, qualche riga sotto, la crescente forza del Giappone sulla scena internazionale e le sue relazioni non sempre idilliache con i vicini rendono ancora più urgente la soluzione di questi misteri per sgombrare il campo da miti e pregiudizi. E conclude il capitolo con queste parole. Questa conclusione solleverà polemiche sia in Giappone sia in Corea, visto il disprezzo reciproco che oggi caratterizza le relazioni tra i due popoli. Come accade agli arabi e agli ebrei, giapponesi e coreani hanno origini comuni, ma sono bloccati da antiche inamicizie. Cioè, è vero che hanno origini comuni, ma non è vero che sono nemici. Unica pecca di un libro meraviglioso che vi consiglio. I coreani sono bravi a livello mediatico perché sono riusciti a convincere il mondo che tra il Giappone e la Corea ci sia chissà quale tensione. Ma non è vero. E se è vero, è vero solo da una parte, cioè dalla parte coreana. Questa cosa dell'inamicizia tra Giappone e Corea è stata inventata d'arte dalla stampa e dai politici coreani, fondamentalmente per motivi di identità. Come dice Umberto Eco, il modo migliore per scoprire chi sei è scoprire chi è il tuo nemico. È così importante, avere un nemico che se non ce l'hai è opportuno inventarselo. E i coreani se lo sono inventati. Qualche anno fa, a furia di protestare, la Corea è riuscita a convincere il governo giapponese a chiedere scusa per i crimini, di guerra commessi in territorio coreano e a pagare un forte indennizzo. I crimini di guerra ci sono stati, intendiamoci, e forse il Giappone non ha chiesto abbastanza scusa. Ma il punto è un altro. Il Giappone ha chiesto ufficialmente scusa e ha pagato questi soldi, una marea di soldi. L'obiettivo era riportare la tranquillità, far calare la tensione tra le due nazioni e soprattutto non parlare più di questo argomento. La faccenda è chiusa e avevano ottenuto questa garanzia dalla Corea. Vi paghiamo, vi chiediamo scusa, la faccenda è chiusa, non se ne parla più. Tempo, 2 anni, sono tornate le proteste, le accuse velenose, gli articoli di giornale, le manifestazioni davanti all'ambasciata giapponese di Seoul, come se nulla fosse accaduto, come se queste scuse non ci fossero state, come se questi soldi non fossero stati pagati. Perché a loro di quelle scuse e di quei soldi non gliene è mai importato nulla. La Corea, cerca disperatamente l'attenzione del mondo per motivi di identità. Basta dire una parola, samurai, geisha, ninja, il nome di un cartone animato, sushi, sashimi, e subito si accende un'immagine, qualcosa. Magari è un'idea confusa, non precisa, però qualcosa c'è. Il Giappone è molto popolare, mentre della Corea si sa pochissimo. La Corea è un paese misterioso come il Laos. E ai coreani dà un fastidio tremendo. I coreani hanno un complesso di inferiorità fortissimo nei confronti del Giappone. Il Giappone è il modello, è quello che la Corea vorrebbe essere. E vincere l'Oscar per il miglior film, non film straniero, ma il miglior film in assoluto, per la Corea deve essere stato qualcosa, un traguardo incredibile da raggiungere. Ne staranno ancora parlando, credo. Ma ribaltando la cosa, ai giapponesi della Corea non frega niente. Per i giapponesi la Corea è come per noi italiani l'Albania, o al massimo la Grecia, cioè un paese in cui andare in vacanza. Ma per il resto inferiore da tutti i punti di vista, demografico, culturale, politico, economico, militare. Un po' capisco i sentimenti dei coreani, non deve essere facile stare in mezzo a quei due giganti, la Cina da una parte, il Giappone dall'altra. La Corea sembra veramente doversi. È difficile essere notati. Io ho fatto il paragone con l'Albania e la Grecia, però sono stato un po' ingiusto. La Corea è una delle potenze economiche dell'Asia, ha oltre 50 milioni di abitanti. I grattacieli di Seoul rivaleggiano con quelli di Tokyo. Per
Però è innegabile che la percezione sia quella quando guardi, quando pensi a quella zona del mondo. Però a fare i paragoni sono soprattutto quelli che stanno sotto. Chi guarda le cose dall'alto, guarda solo se stesso, guarda il cielo. Questo forse è il punto di debolezza di chi sta in alto, che non vede i nemici avvicinarsi e un bel giorno si ritrovano a dover cedere il proprio posto. Non credo che accadrà ai giapponesi, beh, non nei confronti dei coreani, ma forse più della Cina. Comunque questa cosa dell'inamicizia tra i due paesi è soprattutto mediatica. I coreani amano il Giappone e soprattutto quelli giovani e ci vivrebbero volentieri. Ok, ho detto quello che volevo dire. Forse il modo migliore per concludere questo video è mostrarne un altro, che feci qualche anno fa quando andai in vacanza a Seoul. Faceva un freddo della Madonna perché era inverno e il freddo che c'è lì è un freddo che non conoscevo perché in Giappone non fa così freddo e neanche in Italia. Avevo i capelli rossastri, ero più giovane e non avevo idea che quel video sarebbe un giorno finito su YouTube. Ciao! Madonna, non saprei dire se è buddista, no, shintoista no, perché lo shintoismo è tipicamente giapponese. Direi che siamo sul buddismo andante, magari con un po' di confucianesimo. È lungo. Ci stiamo muovendo verso quello che Questa spiegazione è lunga. questa spiegazione, Giuseppe. È lunga. Ci stiamo dirigendo verso quello che probabilmente è il sito turistico principale della città di Seul. Qui siamo a Seul, in Corea, Corea del Sud. Volevamo andare in Corea del Nord, ma insomma ci sono stati un po' di problemi. Ci vediamo tra poco.